Buongiorno a tutti dal telegiornale di Toscana TV. In apertura il vasto incendio che è scoppiato lunedì notte a Massa Rosa. Per tutte le ultime andiamo proprio sul posto, c'è per noi Eleonora Barbieri con l'assessore regionale alla protezione civile Monia Monni e facciamo proprio il punto su quanto sta succedendo. Buongiorno Eleonora. Buongiorno Teresa, buongiorno ai nostri telespettatori. È appena terminata l'unità di crisi sia locale che con Roma per fare il punto sulla situazione degli incendi a partire dal fronte più caldo, quello di Massa Rosa, dove ci troviamo insieme all'assessore regionale alla protezione civile Monia Monni. Allora, cosa è stato deciso? Qual è il punto della situazione? La situazione è ancora una situazione critica, sono andati in fiamme 600 ettari di bosco e oliveta, ci sono qui a Massa Rosa, tra Massa Rosa e Camaiore, 300 sfollati, un'ottantina di loro ha dormito stanotte nei locali messi a disposizione dal comune nella scuola proprio qua adiacente alla piazza. In questo momento sono in corso le operazioni di contenimento delle fiamme, il perimetro è per il 60-65% sotto controllo, ma purtroppo il vento non aiuta. E verso la parte nord le fiamme continuano ad avanzare, sebbene più lentamente rispetto alla notte. Abbiamo in volo 4 Canadair, un Drago, un elicottero dei Vigili del Fuoco e 8 elicotteri della flotta regionale e sull'area di Vecchiano, dove si è aperto un fronte che però sembra essere abbastanza sotto controllo, interverrà in soccorso anche un elicottero della Liguria, che ringraziamo ovviamente per la collaborazione. Ecco, per tutta la notte le nostre squadre hanno lavorato ininterrottamente anche con momenti critici, perché erano presenti anche depositi di GPL. Ci sono state alcune esplosioni, l'amministrazione è stata molto impegnata, sia il sindaco e la giunta del comune di Camaiore, sia quella del comune di Massa Rosa, che personalmente sono andata ad avvertire i cittadini che dovevano allontanarsi dalle proprie abitazioni. Purtroppo le previsioni erano di un vento sostanzialmente calmo e di un'umidità elevata, e invece non è stato così, il vento ha girato ed era piuttosto forte e purtroppo il tasso di umidità molto alto, quindi le condizioni erano perfette per il propagarsi delle fiamme, che hanno fatto anche salti importanti e il fuoco correva forte stanotte. Avevamo 140 uomini a terra, perché la notte ovviamente gli elicotteri non volano, ma il grosso di questi incendi si lavora con gli elicotteri, quindi in giornata, subito in mattinata alle 5 si sono rialzati in volo e ora la situazione è migliorata. Ecco, è possibile fare una previsione su quando questa situazione d'emergenza che va avanti da lunedì sera avrà fine? È difficile, perché molto dipende dalle situazioni meteo. Anche oggi il bollettino dichiara uno stato di allerta a viola, quindi ben oltre il rosso. Abbiamo diversi fronti aperti, questo è quello più importante, citavamo Vecchiano, c'è un incendio anche a Donoratico, quindi la situazione è particolarmente difficile. Se riusciamo a tenere questo ritmo e a tenere in volo anche gli elicotteri della flotta nazionale e quindi Canadair, confidiamo di contenere le fiamme in questo perimetro, almeno di tenerle in questo perimetro entro stanotte, ma la stanchezza inizia a sentirsi. Certo, domanda da $1 milione, è possibile capire la causa di questo disastro? Non ancora, ovviamente ci sono accertamenti in corso, appena avremo notizie ne daremo diffusione. Teresa, se non ci sono domande da studio, lascio l'assessore ai suoi innumerevoli impegni su questo fronte. Grazie, grazie a te Eleonora e grazie all'assessore. E noi andiamo avanti, parliamo ancora di un incendio, siamo a Firenze, una nera nuvola di fumo, si vedeva addirittura sia dall'autostrada ma da lontano come vedete, è scoppiato praticamente questo incendio, siamo nella zona Isolotto, è un incendio di Masserizie che poi l'incendio si è propagato anche alle Sterpaglie lungo l'argine sinistro dell'Arno. In questo momento è sotto controllo, però il sindaco di Firenze ha chiesto nelle abitazioni che non sono vicinissime ma insomma in zona, per precauzione, di tenere le finestre chiuse. Lasciamo la Toscana che sta bruciando a un'altra tematica molto importante. Oggi il presidente Draghi ha tenuto il suo discorso al Senato per la fiducia, ha ringraziato le 2000 firme dei sindaci che hanno fatto l'appello perché resti, ma ha anche ricordato che il rigassificatore in Toscana a Piombino va fatto. Il punto con il servizio di Alessio Poggioni.
Il tempo delle trattative è finito, ma la giornata al Senato è caldissima. È iniziata già così con l'apertura dei lavori stamane alle 9.30 alla presenza del Premier dimissionario Mario Draghi, che è intervenuto per una mezz'ora con un discorso sobrio ma deciso, che in sostanza ha lasciato trasparire la possibilità che il governo in realtà vada avanti, dopo lo scossone provocato dal Movimento 5 Stelle. Come però è tutto da vedere, anche se le trattative di ieri lasciano trapelare la possibilità di un rimpasto di governo, dove escano i ministri grillini e si proceda fino a marzo su un programma chiaro e puntuale. Intanto però Draghi stamane ha elencato gli sforzi messi in campo dal governo, ribadendo l'unità di intenti che sta alla sua base. Un premier non eletto, ha detto, va avanti soltanto se spinto da una larga maggioranza. L'unica strada, se vogliamo ancora restare insieme, è ricostruire da capo questo patto, con coraggio, altruismo, credibilità. A chiederlo sono soprattutto gli italiani. La mobilitazione di questi giorni da parte di cittadini, associazioni, territori a favore della prosecuzione del governo è senza precedenti ed impossibile da ignorare. Due appelli mi hanno colpito in modo particolare. Il primo è quello di circa 2.000 sindaci. Il secondo è quello del personale sanitario, gli eroi della pandemia. Draghi è poi passato sulle sfide che restano da compiere su tutte il PNRR e poi il lavoro, le pensioni, la transizione ecologica. Su questo e sui problemi connessi all'approvvigionamento energetico, il Premier ha lanciato anche un messaggio chiaro alla Toscana. Dobbiamo accelerare l'installazione dei rigassificatori a Piombino e a Ravenna. Non è possibile affermare di volere la sicurezza energetica degli italiani e poi allo stesso tempo protestare contro questa infrastruttura. Si tratta di impianti sicuri, essenziali per il nostro fabbisogno energetico, per la tenuta del nostro tessuto produttivo. In particolare, dobbiamo ultimare l'installazione del rigassificatore di Piombino entro la prossima primavera. È una questione di sicurezza nazionale. Insomma, il futuro del governo resta appeso a un filo e lascia col fiato sospeso il paese. La giornata di oggi prevede la discussione in Senato fino a metà pomeriggio e successivamente, intorno alle 18.40, potrebbe partire la chiama, con esito intorno alle 19.30. Domani toccherà invece alla Camera e si avrà così il quadro completo dei numeri che il Parlamento garantisce all'attuale governo, al netto della decisione del Premier di rimanere al suo posto. E ho sentito Draghi apostrofare in Parlamento chi avanza dubbi o contrarietà sull'installazione del rigassificatore a Piombino. Mi sarebbe piaciuto che facesse la stessa cosa e con la medesima durezza con i ministri del suo governo che in questi anni per Piombino non hanno mosso un dito. A parlare il consigliere regionale del PD Gianni Anselmi, già sindaco di Piombino, commentando proprio sui social le parole sul rigassificatore che avete sentito pronunciate dal presidente Draghi. Andiamo a vedere chi in questo momento sta intervenendo al Senato, Romeo della Lega. Uso una battuta fatta dall'onorevole Mastella, è finito nell'inceneritore di Roma. Dobbiamo capire quali sono queste, qual è la verità, cioè, perché se l'obiettivo è quello di sostenere il campo largo progressista, alla fine vuol dire presentarsi qui in aula sostanzialmente facendo finta che non sia successo nulla, con una stessa squadra di ministri, salvo qualche piccolo ritocchino, una delega in bianco, prendere o lasciare. E beh, noi qui qualche problema lo diciamo, ce l'avremmo, qualche perplessità ce l'avremmo, anche perché non sarebbe serio dopo tutto quello che è accaduto nei confronti degli italiani e non sarebbe neanche serio nei confronti Come vedete, insomma, nostri... il dibattito si fa caldo, vedremo come andrà intanto questa giornata. Poi vi ricordo, domani, come ha detto anche Alessio Poggioni, ci sarà anche il secondo round alla Camera dei Deputati e noi ora andiamo a Moena per tutte le ultime sul ritiro della Fiorentina con Fabio Ferri. Buongiorno Teresa, undicesimo giorno di ritiro qua in Val di Fasa per la Fiorentina, splende il sole sul Cesare Benatti dove si è da poco conclusa la sessione mattutina e unica sessione di oggi di allenamento per i ragazzi di Mister Vincenzo Italiano. Si lavora in campo, soprattutto si lavora con l'intenzione di mettere al proprio agio le punte, in particolar modo la nuova punta Jovic della Fiorentina, per farlo integrare soprattutto con gli esterni di attacco.
italiano dunque lavora in campo, la Fiorentina lavora anche sul mercato perché ovviamente si avvicina Dodo, il terzino brasiliano dello Shakhtar, atteso a Roma per le visite a Villa Stewart, sarà l'ultimo passaggio prima dell'ufficialità del calciatore in viola. Per quanto riguarda il mercato si registra poi l'interessamento sempre più forte dell'Inter per Milenkovic, Inter che ha perso la corsa a Bremer, il difensore centrale del Torino, e dunque dirotta il suo interesse verso il centrale serbo della Fiorentina. Per quanto riguarda la giornata di oggi vi segnalo anche che abbiamo trovato alcuni amministratori del territorio toscano qua in Val di Fassa, in particolar modo il sindaco Federico Ignesti del comune di Scarperia e San Piero e il sindaco Casini dei Bagnaripoli, il luogo dove sorgerà il Viola Park, dove stanno andando avanti i lavori del Viola Park. Il sindaco ci ha anticipato, e poi lo sentirete all'interno di Casa Viola e del nostro TG Sportivo, ci ha anticipato che il Viola Park sarà pronto per Natale, dunque davvero sarà un bel regalo per tutti i tifosi della Fiorentina questo, con il nuovo centro di allenamento Viola che darà sicuramente una spinta in più a tutta la società. Oggi è stata anche giornata di dichiarazioni, in conferenza stampa ha parlato Riccardo Sottil, che ha parlato delle sue ambizioni, dei suoi obiettivi per la stagione, obiettivi di squadra ovviamente, migliorare il settimo posto della passata stagione, obiettivi anche personali con la rincorsa all'azzurro. Il giocatore ha fatto parte dello stage di Mancini e dunque vuole arrivare alla nazionale maggiore, ma obiettivi anche personali legati al prossimo campionato. Andiamo a sentire proprio quali sono i suoi obiettivi e poi ovviamente ci ritroviamo con Casa Viola e poi stasera nel TG. Le sfide me le metto ogni giorno, però non mi piace dire sono il tipo che dice quest'anno voglio fare 10, voglio fare 20, voglio fare 30 gol. Io so cosa voglio, cioè voglio ogni almeno mi piacerebbe almeno fare 10 gol quest'anno, se ti posso rispondere così è una cifra che mi piace. Con il telegiornale mi fermo qui, grazie per averci seguito, buon pomeriggio a tutti, arrivederci.